Ciao ragazzi, benvenuti alla Botteguccia Cork Apart e benvenuti a Cinepatia, una puntata questa sera che è stata direttamente richiesta da voi e che, come vedete, mi sono organizzato in realtà per la prima volta di registrarla in una situazione un pochettino nella parte, diciamo, un po' più cinematografica della mia casa, studio, lavoro, artistico, tutto quello che c'è assieme. Cinepatia poliziottesco. Questa sera parliamo di un genere di genere, cioè un genere che ha ricevuto negli anni una marea di critiche negative per diverse questioni relative ai posizionamenti politici, piuttosto che a una mancanza di posizionamento politico, proprio perché probabilmente negli anni in cui ha avuto il suo massimo, diciamo, seguito, la sua massima esplosione, cioè gli anni 70, evidentemente tutta una serie di contenuti che non trovassero una rilevanza politica, una certa tipologia di impegno nel nostro paese tendevano a essere, come dire, marchiati come qualunquisti. Sicuramente il poliziottesco ha avuto intanto la collaborazione, cioè il lavoro intenso di una serie di registi estremamente importanti. In particolare questa sera noi metteremo, diciamo, l'attenzione su Umberto Lenzi, ovviamente il principale autore di una serie di capolavori del genere, e poi di un regista un pochettino più, se mi viene permesso, un pochettino più fine nell'interpretazione dei personaggi del noir più del poliziottesco, che è Fernando Di Leo. Però contemporaneamente ci sono anche una serie di registi che hanno collaborato fin dagli albori alla creazione di questo genere che mischia il poliziesco, la violenza estrema, il posizionamento dei tutori dell'ordine che tutto sommato hanno sempre una connotazione non troppo lontana da quelle che sono quelle dei criminali che devono arrestare, e comunque un certo tipo di partecipazione alla vita civile che non vede, come dire, gli stereotipi appunto di cui abbiamo parlato prima, quindi gli stereotipi relativi a un impegno necessariamente politico. Io volevo cominciare la nostra rassegna con una foto che secondo me è estremamente importante perché rappresenta uno dei personaggi più, diciamo, iconici che sono rimasti nella storia del cinema e che è sicuramente, insomma, rimasto il ricordo delle persone che amano questo genere, ma che amano soprattutto le varie divagazioni del noir, e che è stato poi anche estremamente importante come, diciamo, come riferimento per alcuni registi. In particolare, ancora una volta, troviamo Quentin Tarantino anche in questi generi, anche in questa tipologia di registi. L'immagine che io vi mostro è quella di Ugo Piazza, il protagonista di Milano Calibro 9, Fernando Di Leo, il primo capitolo della cosiddetta trilogia del milieu criminale, un personaggio interpretato da Gastone Moschin in maniera magistrale. In realtà il film è poggiato su una sceneggiatura che viene da un libro di Scerbanenko, quindi un grande libro di noir che vede praticamente le sue fila svolgersi all'interno della città di Milano, e che Fernando Di Leo porterà con le sue inquadrature, con la sua abilità di mostrare il genere all'interno di grandi riprese cittadine che fanno venire anche molto spesso un pochettino di nostalgia. È sicuramente rimasto all'onore delle cronache. Probabilmente molti di voi che conoscono un pochettino il genere non potranno non dimenticare quella frase: tu Ugo Piazza, uno come Ugo Piazza, non lo devi neanche toccare, pronunciare da un altro personaggio del film. Ovviamente io in particolare per questi film questa sera non potrò darvi un spoiler, diciamo, delle trame, perché essendo dei polizieschi o dei poliziotteschi, anzi esattamente, ma comunque all'interno del genere noir giallo più o meno violento, non possono evidentemente essere svelati per non essere rovinati. Comunque io ho
vi ho mostrato questa immagine anche perché Gastone Moschin, noi tra l'altro siamo abituati a vederlo solitamente in ambienti, o perlomeno ha fatto una marea di film, ha partecipato anche al Padrino parte seconda, ma Gastone Moschin sicuramente è noto al grande pubblico principalmente per aver partecipato alla saga di Amici miei, per esempio, in cui fa il Melandri, quello un pochettino più romantico, quello, il personaggio insomma un pochettino più morbido di cuore rispetto ai vari, ai cinque amici, ai quattro più uno amici di Amici miei. Il genere però inizia sicuramente, diciamo, il poliziottesco può essere segnato da un grande exploit di un altro grande regista italiano che ha fatto tra l'altro del cinema di azione, ma ha fatto anche del cinema in questo caso di partecipazione. Nel 1968 esce Banditi a Milano, o meglio l'accoppiata Svegliate uccidi e Banditi a Milano di Carlo Lizzani, in cui abbiamo, adesso vi faccio vedere subito, andiamo a vedere anche qualche foto direttamente, eccolo qua il nostro Carlo Lizzani, grandissimo regista anche di partecipazione civile, e incominciamo a gettare le radici, diciamo, del poliziottesco partendo da Lizzani prima di arrivare poi ai capostipiti, perché Lizzani andrà sicuramente a produrre innanzitutto un grandissimo Svegliate uccidi, che racconta la storia di Luciano Lutring, il cosiddetto solista del Mitra, uno dei tanti personaggi che stanno nel sottobosco criminale della Milano degli anni 60 e 70, con un'interpretazione, signori, vediamo già qua, così come avverrà poi in Banditi a Milano, c'è uno che racconterà invece la storia della banda Cavallero, un'altra banda di rapinatori con origine piemontese, verrà interpretato, vabbè, da quello che viene da molti considerato il più grande attore di tutti i tempi in Italia, anche se insomma lascia il tempo che trova a dare questo tipo di definizioni, però sicuramente un attore completo come pochi, ovvero il grandissimo Gian Maria Volonté, che adesso vi faccio vedere in qualche immagine, ma viene interpretato anche da un irriconoscibile lì per lì, perché ancora non è arrivato a diciamo interpretare quelle parti che lo renderanno più famoso, io dico anche disgraziatamente per certi aspetti, perché non rendono del tutto, non hanno reso del tutto giustizia alla sua capacità interpretativa, ovvero il grandissimo Thomas Millian, che in particolare diventerà un'icona del genere poliziottesco, oltre a interpretare una serie di parti molto variate all'interno anche del western, e ovviamente vabbè, diventare anche un'icona della romanità doppiato da Ferruccio Amendola, quando andrà a interpretare sia nel poliziottesco comico sia nel poliziottesco drammatico due personaggi che si assomigliano, ma che in realtà semplicemente perché appartengono allo stesso milieu polizia criminali, ovvero abbiamo il nostro Sergio Marazzi, detto il Monnezza, e poi anche il personaggio del Gobbo, i due gemelli, all'interno dei poliziotteschi un pochettino più drammatici e seri, e poi ovviamente i personaggi di Nico Giraldi, Nico il Pirata, insomma, con cui conosciamo, abbiamo conosciuto, grazie alla costruzione, geniale costruzione di Bruno Corbucci, alla regia del personaggio di Thomas Millian, anche al fianco di Bombolo. Io vado a segnalare anche un film che in realtà non c'entra nulla con questa serata, ma sapete che mi piace fare le divagazioni per cercare di darvi più contenuti possibili, un bellissimo film di fine anni 70, di fine anni 60, che si chiama La vittima designata, con un giovanissimo Thomas Millian che vedete qua alla sinistra, che andrà a interpretare sostanzialmente un marito di una doppia coppia di mariti che verranno trascinati in una situazione di possibile doppio uxoricidio, qualcosa di molto molto particolare, un film particolarmente interessante che vi lascio scoprire da soli, perché dà anche la dimensione, secondo me, attoriale di un grandissimo Thomas Millian, veramente un grandissimo attore. Il genere del poliziottesco, per continuare la nostra cavalcata che ci porterà a quelle che sono veramente le colonne, viene sicuramente aiutato e lanciato dal una messa in scena
da parte di Steno, che si firmò Stefano Vanzina in realtà, grandissimo Steno, il padre dei Vanzina, poi è grandissimo, insomma, regista con Monicelli, uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano, lancerà La Polizia Ringrazia, che è una sorta di messa al cinema del golpe borghese, quindi del tentativo di golpe di Stato da parte di Unio Valerio Borghese della Decima Mas in Italia. È qualcosa che però già risuona in termini poliziotteschi come film, e tra l'altro è un film che vede, insomma, la partecipazione di una quantità di attori incredibili in un argomento, in un ambiente, diciamo, cinematografico, che verrà poi ricalcato subito dopo da un altro grandissimo film. Tra l'altro in questo film abbiamo, insomma, non gente da nulla, perché abbiamo la splendida Mariangela Melato, ma poi abbiamo anche Mario Adorf. Teniamoci presente Mario Adorf, perché Mario Adorf è un personaggio focale di quello che sarà il poliziottesco, è uno dei personaggi, uno degli attori che rientrerà di più all'interno delle dinamiche del poliziottesco degli anni 70, e lo riconosciamo intanto qua con le immagini che ci riportano a Rocco di Milano Calibro 9, ma anche in alcune altre immagini che io vi fornisco e che sono fondamentali per dare, insomma, la definizione di quella che era un viso che rimarrà poi veramente storico all'interno della storia del poliziottesco, perché con questo sguardo penetrante, questa marcata meridionalità che verrà accentuata all'interno dei film, questi baffi, questo aspetto, insomma, estremamente aggressivo, ma anche un po', come dire, caricaturale di Mario Adorf, che lo fanno quasi un esponente, sembra quasi un esponente della teatralità da teatro più che da cinema, ma viene proprio scoperto e lanciato, vedremo, in una marea di film poliziotteschi, perché è uno dei visi principali. Dicevamo che è importante anche dal punto di vista comico il fatto che venga citato negli anni 70 questo golpe borghese all'interno di una cinematografia che fa della commedia, che incomincia a essere brillante ma d'azione, il suo marchio di fabbrica, per esempio anche con Vogliamo i colonnelli, grandissimo film di Mario Monicelli, protagonista Ugo Tognazzi, trattato anche nella monografia che abbiamo appena fatto, sempre qui a Cinepattia, quindi andate a recuperare le puntate su Ugo Tognazzi, Vogliamo i colonnelli, grande film di satira politica. Ma arriviamo a quello che è il lancio vero e proprio della svolta poliziottesca, perché nel momento in cui vengono abbandonate davvero tutte le come dire, la volontà di inserire un certo tipo di tipologizzazione del cinema all'interno della partecipazione sociale, nasce effettivamente l'incrocio fra quel noir e quel poliziesco che creerà il poliziottesco, arriviamo a una svolta fondamentale che viene data da uno dei registi principali del genere, ovvero viene data dal grandissimo Enzo Castellari, che manderà in regia un film che viene considerato da moltissimi un film che andrà a codificare il genere, proprio per la tendenza ad abbandonare, ecco, quella caratterizzazione di impegno politico o di impegno sociale a tutti i costi, che è La Polizia in Crimine e La Legge Assolve. Molti fanno risalire il genere poliziottesco a questo film di Enzo Castellari, che tra l'altro vede già la partecipazione di Franco Nero, che sarà uno degli attori, insomma, che più si farà vedere nei poliziotteschi, ma c'è anche tra l'altro un Duilio del Prete, che anche qui esiste sia la sua partecipazione in Vogliamo i colonnelli, che vi ho fatto vedere prima, qui abbiamo Franco Nero e poi vi faccio vedere Duilio del Prete, ma che ci ritorna anche oggi, perché Duilio del Prete è un altro dei personaggi che parteciperanno, insomma, alla saga di Amici Miei, o meglio soltanto al primo degli Amici Miei, farà il barista Necchi in Amici Miei atto primo, quindi l'Amici Miei originale con Germi Monicelli, insomma, alla struttura e alla regia. Sicuramente dopo il lancio del Grazie alla Polizia
incrimina, la legge assolve del genere, in Italia si incomincia a capire quella che è la codifica nell'immaginario dei film poliziotteschi, che vedono spesso la partecipazione di una, e anche un richiamo nei titoli, di una polizia che si trova spesso a non avere una differenza dal punto di vista morale o non voler inserire, insomma, da parte dei registi una vera differenza morale fra il poliziotto e il criminale che non fa del male, ma un'intensa differenza morale fra il poliziotto, che poi regge le fila spesso del film, e il criminale che invece fa del male alla società. Nel senso che c'è spesso una connotazione di tipo manicheo per quanto concerne il poliziotto. Abbiamo la celebre frase "io so fare solo il poliziotto", ripetuta più spesso dal grandissimo Maurizio Merli, che adesso vi faccio vedere, che diventerà anche lui una delle dei visi più importanti del cinema poliziottesco, e in particolare del cinema di per quanto riguarda il suo personaggio del commissario Betti nella cosiddetta trilogia del commissario, e poi anche nel cinema di Umberto Lenzi, quindi richiamato nel cinema di Umberto Lenzi, un viso che chi conosce anche solo distrattamente il genere non potrà dimenticare, che è stato lanciato sicuramente all'interno della cinematografia del poliziottesco dal trittico del commissario Roma Violenta e Napoli Violenta, proprio per la regia di Umberto Lenzi, che vede tra l'altro anche la partecipazione di John Saxon. Dopo qualche faccia particolare, insomma, del poliziottesco ve le faccio vedere in sequenza, ma bene o male si ritroveranno spesso e volentieri con alcune, tra l'altro, partecipazioni importanti. E poi anche Italia a mano armata, e qui c'è ancora John Saxon, tra l'altro, insieme a Maurizio Merli, che farà la parte di questo commissario che spesso è disposto, come dire, a lasciare andare i piccoli crimini di quei criminali che tutto sommato cercano di sopravvivere, ma che non fanno del male alla società, per invece occuparsi in maniera molto più dettagliata di quella che è la criminalità che dà un segno, ecco, dal punto di vista sociale, e che tende a fare del male. Quindi questo manicheismo, questa solidità granitica che si ritrova anche poi in Roma Mano Armata, per esempio, in cui ritroviamo, guarda caso, anche Thomas Millian, in una parte molto particolare, che è quella del gobbo, che Umberto Lenzi riporterà avanti in maniera molto molto efficace, vedremo in altri film, un Thomas Millian e Maurizio Merli, con la partecipazione di un altro particolare attore del genere, che è Arthur Kennedy, metteranno in scena quella tipica situazione in cui c'è una quasi una personalità granitica del poliziotto, così come quella del criminale, però contemporaneamente, appunto, la tolleranza al crimine leggero nei primi, quindi nei poliziotti, e una certa tendenza alla riflessione sociale e alla giustizia particolare dei secondi, quindi dei criminali, renderà un pochettino più mobili le figure che apparentemente appaiono in maniera molto manichea, molto granitica all'interno del cinema. Sarà un esempio eccezionale, ovviamente, nella Banda del Gobbo, grande capolavoro di Umberto Lenzi, in cui vedremo sostanzialmente un Thomas Millian interpretare la doppia parte dei gemelli Marazzi, il Gobbo a sinistra, in questo caso, e Sergio Ermonnezza dall'altra parte, e il Gobbo che porterà anche a una leggera scissione dell'intento lavorativo comune di Umberto Lenzi e di Thomas Millian, proprio perché Umberto Lenzi avrebbe voluto eliminare un celeberrimo monologo moralistico che Thomas Millian farà alla fine del film nei confronti di quelle che sono le classi ricche, le classi agiate, la loro ipocrisia, e che invece fu fondamentalmente fissato e preteso dall'attore
nel momento in cui furono girate le scene. Ecco, questo tipo di situazione, questo tipo di monologo che vi rimando a guardare, perché tra l'altro La Banda del Gobbo è un film, un altro di quei film in cui il poliziottesco drammatico ci fornisce una visione di Thomas Millian eccezionale, unica nella storia del cinema. Lì avremo un bellissimo monologo di Thomas Millian finale, che assomiglia molto alla parte di Tony Montana, insomma, Al Pacino in Scarface, in cui dirà, insomma, avete bisogno dell'uomo, questo l'abbiamo già ripetuto un po' di volte, ma è una scena veramente topica, iconica del cinema. A voi avete bisogno fondamentalmente di poter puntare il dito sul cattivo per potervi sentire buoni, per potervi risciacquare le coscienze di fronte alla vita di cacca, okay, che facciamo noi e alle scelte apparentemente sbagliate che prendiamo. Ecco, Thomas Millian sceglierà di fare questa parte, e ci sarà un pochettino di taglio, diciamo, della collaborazione fra Umberto Lenzi e Thomas Millian, ma in realtà i loro due saranno decisamente importantissimi all'interno della storia del poliziottesco. Come abbiamo già detto, poi Thomas Millian negli anni 70, grazie alle intuizioni di Bruno Corbucci, fratello di Sergio Corbucci, regista importantissimo per quello che è stata, come dire, una sorta di fusione del comico rispetto al poliziottesco, andranno a creare quelle che sono le immagini di Nico Giraldi, poliziotto ex criminale con una forte romanità, Nico Erpirata, che parteciperà tra l'altro a tantissimi film assieme a Bombolo, il fu Franco Lechner, che partecipò insieme a Thomas Millian a 9 su 11 dei film relativi alla svolta comica del poliziottesco con Thomas Millian, che conosciamo molto molto bene, ma che va sicuramente diversificato dai poliziotteschi, insomma, drammatici, in cui invece Thomas Millian farà delle interpretazioni decisamente più serie. Prima di arrivare al clou del poliziottesco, sicuramente bisogna considerare alcuni aspetti estetici che sono determinanti. L'oscurità, il dark e il noir, effettivamente, che ritroviamo all'interno dei poliziotteschi, sono spesso la rappresentazione netta di quello che è un'ispirazione del thriller a tinte fosche, e contemporaneamente, però, anche considerando quelle che sono le vicinanze con il cinema di Sergio Corbucci e dello stesso Sergio Leone, quindi dello spaghetti western italiano, non si può assolutamente negare che ci siano dei contenuti che rimandano, soprattutto nelle riprese, negli ambienti, nelle sensazioni, insomma, nelle atmosfere delle città, che vanno a rimandare una contaminazione western, soprattutto appunto per il modo in cui vengono raccontate in maniera estetica le città, che sarà sostanzialmente predominante in quasi tutti i film poliziotteschi, e in particolare lo troveremo predominante in quello che è il cinema di Fernando Di Leo e nella trilogia del Milieu, e in particolare in quella meravigliosa Milano Noir Thriller, ma anche western lungo i Navigli, lungo le Borgate, lungo quelle che sono gli appartamenti di Ringhiera vicino ai Navigli, insomma, in maniera determinante, ma anche ovviamente in tutti gli spazi aperti e tutte le borgate romane, che saranno poi determinanti, così come quelle napoletane, per il cinema poliziottesco in generale. Io volevo citarvi 4 film, perché ragazzi, se andiamo a citare prima di andare al centro, diciamo, del poliziottesco, se andiamo a citare in maniera precisa quello che è tutta la serie di film che porteranno al poliziottesco, non finiamo più. Quindi dobbiamo parlare di poliziottesco questa sera. Però sicuramente Il Bandito di Alberto Lattuada, adesso vi faccio vedere la locandina, film del 1946, con una prima Torino rappresentata in maniera incredibilmente noir, insomma, questa storia che tra l'altro vede, insomma, non Amedeo Nazzari e Anna Magnani, quindi stiamo parlando di un film. Alberto Lattuada è uno di quelli che ha contribuito di più, con 5-6 film, alla creazione di quella che è l'iconografia del poliziottesco.
ovviamente senza pensarci, ma ha fatto qualcosa veramente di importante. E un film americano che io consiglio, bellissimo, un noir meraviglioso che si chiama Egli camminava nella notte, di Alfred Berger, basato fondamentalmente sulla storia vera di Erwin Walker, che era soprannominato Machine Gun, un ex veterano della Seconda Guerra Mondiale ed ex dipendente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che si rese protagonista in realtà di una serie di atti criminali nella metà degli anni 40 e viene praticamente rappresentato con le tipiche tinte fosche, violente, oscure, thriller e noir, che poi verranno riprese tranquillamente dal poliziottesco e portate diciamo a livello top, ecco, della categoria. Questo è un film che assolutamente vi consiglio, così come vi consiglio anche di Pietro Germi, altro regista che poi in realtà insieme a Damiano Damiani farà tanto cinema di impegno. In nome della legge è un film veramente determinante, perché è il primo film a trattare di mafia in Italia nel 1949, ma anche qui le atmosfere noir western sono assolutamente importanti e uniche per andare a codificare quello che sarà il genere del poliziottesco. Sicuramente, ripeto ragazzi, le possibilità di reperire dei contenuti importanti per la nascita del poliziottesco è estremamente ampio, quindi vi consiglio eventualmente anche, adesso stavo guardando ma non ne ho la copertina, ecco, in questo caso mi è mancata la copertina, a meno che io non riesca a trovarlo. Vediamo un po' se è andata a mettersi in un posto dove non doveva essere. No, in ogni caso vi consiglio anche di vedere quello che è Mafioso 1962, sempre di Alberto Lattuada, un meraviglioso film di Alberto Sordi, tra l'altro uno dei film più cari a Martin Scorsese, lo considera un film di mafia estremamente importante, in cui c'è questo personaggio che scende dal nord con la famiglia per fargli conoscere appunto la famiglia al sud, girato interamente in Sicilia, e questa Sicilia che tenta di rappresentarsi come una Sicilia che è già liberata in qualche maniera dall'iconografia e da quelli che sono i tentacoli della mafia, si ritroverà in realtà assolutamente implicata all'interno di una serie di problemi, così come si ritroverà implicato anche lo stesso Alberto Sordi, con un'interpretazione veramente magistrale. Le facce del poliziottesco che rivedremo poi nei film di cui andiamo a parlare sono tantissime, ragazzi. A parte Mario Adorf, che vi ho appena fatto vedere, Marcel Bozzuffi, c'è anche il nostro ovviamente Gastone Moschin, che vi ho fatto vedere all'inizio con la sua interpretazione di Ugo Piazza. Ci sono tantissimi attori, c'è Franco Gasparri, che è un attore che tornerà e ritornerà all'interno dei film poliziotteschi, così come il noto Ray Lovelock, che insomma sarà un viso assolutamente comune a quelle che sono le pellicole degli anni 70, ma soprattutto, ragazzi, ovviamente John Saxon, ripetuto all'interno di varie produzioni di quelle che sono le radici del poliziottesco, e poi una faccia che sicuramente non si scorda, che è quella di Henry Silva, che ritroveremo in una marea di produzioni di Umberto Lenzi e di Fernando Di Leo e anche di altri registi negli anni 70. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, il Maurizio Merli, faccia da commissario, insomma, che abbiamo citato anche prima, ovviamente Thomas Millian, il Franco Nero, che abbiamo citato anche prima. Un altro personaggio che era, insomma, un personaggio hollywoodiano che ha partecipato però molte volte al poliziottesco con una faccia assolutamente inconfondibile, Lionel Stander, che farà la parte spesso del burbero boss o del cattivo, insomma, con una faccia molto anche qui connotata dal punto di vista teatrale, ma assolutamente inconfondibile. Prima di arrivare ovviamente a quello che è un punto centrale sul poliziottesco di Umberto Lenzi e principalmente di Fernando Di Leo, bisogna sicuramente citare la partecipazione di un personaggio. Purtroppo si trovano pochissime foto, qua vediamo Stelvio
Massi, un regista che lavorò con Thomas Milian in Squadra Volante e la banda del Trucido, provocando praticamente una sorta di tradimento di Thomas Milian nei confronti di Umberto Lenzi. Qua vi faccio vedere, insomma, abbiamo Squadra Volante con Stefania Casini, anche altra attrice importante del poliziottesco, così come Gastone Moschin, ma ovviamente fino a poi a portare Thomas Milian a una svolta differente dopo le varie interpretazioni all'interno del poliziottesco. Questa foto vi facevo vedere prima di Stelvio Massi, uno dei registi più importanti, proprio in compagnia del nostro Maurizio Merli, quindi il commissario Betti, poi commissario Tanzi in funzione dei film di Stelvio Massi o di Umberto Lenzi stesso. La svolta con Bruno Corbucci, che parteciperà al poliziottesco, abbiamo detto che però è una svolta di tipo più comico, avremo una marea di film del tipo squadra antiscippo, squadra antigangster, eccetera, che vedranno Thomas Milian partecipare insieme a una serie diversa di attori importanti, in questo caso come Jack Palance, ma una serie di 11 film in cui lo riconosciamo in maniera molto chiara, ma Bruno Corbucci poi avrà anche delle collaborazioni molto, diciamo, proficue con, per esempio, sappiamo benissimo, Terence Hill e Bud Spencer. Io vi ho messo ovviamente solamente una copertina, Miami Super Cops, perché ovviamente Bruno Corbucci, ha dato delle collaborazioni importanti per il poliziottesco comico, poi è noto anche per questa cosa, ma procediamo lungo la nostra strada. Un altro regista estremamente importante, poi utile, diciamo, alla causa del cinema sociale italiano come pochi altri, al di là dei primi film come Il Sicario o L'Isola di Arturo, tratto dal romanzo di Elsa Morante, abbiamo sicuramente un grandissimo western che vede collaborare qua, vabbè, un cast incredibile, perché ragazzi, abbiamo, oltre a Gian Maria Volonté già nominato, oltre a una regia quindi eccezionale di quello che è il western all'italiana, però un pochettino più americanizzato, ecco, già un pochettino più tendente al western classico, ma sempre spaghetti. Abbiamo anche un signore, insomma, che si chiamava Klaus Kinski, fra le altre, quindi un signore non di poco conto. Damiano Bagnani poi ha continuato, ha sicuramente portato a termine dei film all'interno del poliziottesco, ma è noto ovviamente per film di rilievo, sempre dal punto di vista della partecipazione, anche come dire, del cinema alla parabola mafiosa, come Il giorno della civetta. Ovviamente qui abbiamo un cast incredibile, perché abbiamo Franco Nero e Claudia Cardinale insieme a Lee J. Cobb. C'è anche un'altra partecipazione, fra le altre tante, con Gian Maria Volonté in Io ho paura, di Damiano Damiani. Insomma, qui abbiamo di nuovo anche quel Mario Adolf che ritroveremo spesso e volentieri all'interno del poliziottesco, così come Attacco alla Piova, Pizza Connection, in cui, vabbè, abbiamo un'interpretazione qua di Michele Placido, che è qualcosa di un pochettino meno frequente all'interno di questo genere. Un altro regista che ne ha fatte di tutti i colori, ma che si è distinto comunque anche nel poliziottesco, è sicuramente Sergio Martino, che molti di voi conosceranno probabilmente per quella locandina che vediamo, che intravediamo in basso a sinistra, che è la locandina di un allenatore nel pallone, ma che ha fatto, per esempio, un film estremamente importante all'interno del poliziottesco, che è Milano Trema, la polizia vuole giustizia, con due attori che diventeranno degli standard nel poliziottesco, Luc Merenda e Richard Conte, che riconosceremo anche all'interno della trilogia del milieu di Fernando Di Leo, in particolare con Il Boss, la parte numero 3 della trilogia del milieu criminale. Però Sergio Martino in realtà si è dato anche alla fantascienza con un 2019, dopo la caduta di New York, che è un film clamoroso, ragazzi, quindi va visto assolutamente, con una trama importante, molto molto amato anche da
quello che è il cinema, diciamo, fantascientifico e il cinema della, come dire, del disastro ecologico o del disastro nucleare, diciamo molto caro a una serie di registi di serie A che poi hanno attinto al cinema di serie B anche negli Stati Uniti, così come per esempio lo stesso George Romero. Umberto Lenzi, arriviamo finalmente a Umberto Lenzi. Ragazzi, Umberto Lenzi ovviamente è un po' il fulcro della nostra trasmissione insieme a Fernando Di Leo, perché probabilmente pur essendo stato un regista dedicato a lavorare al cinema, molto spesso è stato anche, potrebbe essere, come dire, accusato di aver seguito in maniera fin troppo evidente quelle che erano le mode del cinema del momento, perché effettivamente si è dedicato a fare del giallo erotico, si è dedicato a fare dell'horror di tipo cannibalistico, dell'horror classico, si è dedicato alla fantascienza, si è dedicato al thriller di fattura molto simile a quelle che sono gli ambienti di Dario Argento, però contemporaneamente è un regista che ha codificato al meglio il genere del poliziottesco, ed è un po' quello il fulcro anche della richiesta che mi era stata fatta. Ci sono arrivato, però sapete che io non ce la faccio a parlare solamente di una cosa, dopo una trentina di minuti adesso ce l'ho fatta ad arrivare a puntare il dito su Umberto Lenzi. Andiamo a vedere Umberto Lenzi, personaggio veramente grandioso, che ha fatto veramente del cinema una capacità di mutaforma incredibile. Qua ve lo propongo anche con uno dei suoi ammiratori più importanti, che ovviamente è Quentin Tarantino. Io sono veramente molto grato a Quentin Tarantino, perché al di là della sua grandezza dal punto di vista della regia, Quentin Tarantino ci ha regalato degli interventi di critica nei confronti di registi italiani che spesso cadono nel dimenticatoio, registi di quello che viene considerato il cinema di serie B. Lo stesso Sergio Martino, insieme a Umberto Lenzi, dicevano: noi facciamo del cinema che viene considerato cinema di serie B, ma intanto la gente va a vedere, come dire, il nostro cinema in abbondanza, perché siamo capaci di restituire le impressioni delle persone anche nelle borgate, al di là di quello che è il cinema celebre, che parla solamente per carità, Gassman piuttosto che De Sica, ma poi, come dire, va a schifare Antonioni. Questa in particolare è una frase di Umberto Lenzi. Ecco, va data una grande merito a Quentin Tarantino per aver riportato in auge l'attenzione nei confronti di questi registi. Qui lo vediamo anche con un serissimo Thomas Milian e una Olga Carlatos, che parteciperà anche ad Amici Miei, come una serie di film del genere, all'interno di un locale milanese. E l'inizio della carriera di Umberto Lenzi passa sicuramente da una serie di film di spionaggio, salgariani, così come il genere bellico. Insomma, lui cercherà di occupare la sua vita sicuramente seguendo una serie di correnti, ecco, cinematografiche, che diventeranno vite mano a mano all'interno dei decenni. Però non si tradirà mai, e soprattutto riuscirà a lavorare con degli standard economici, con dei budget decisamente bassi, producendo dei film di rilievo, così come per esempio l'attacco del periodo dei gialli alla fine degli anni 70, che durerà in realtà anche fino agli anni 80, con Spasmo. Questo è un film veramente bellissimo, con Robert Hoffman, di Umberto Lenzi, veramente consigliato, così come lo è, secondo me, Il picco di Gatti Rossi in un labirinto di vetro. Qui sia il titolo che la tipologia di film rimanda chiaramente a un ambiente, diciamo, argentiano, no? Alla Dario Argento, però è un film decisamente degno di nota.
prima di arrivare al proprio terreno fertile. Ecco, Umberto Lenzi arriverà a trovare il proprio terreno fertile ovviamente nel poliziottesco, e da questo punto di vista lui filmerà quelli che sono i film decisamente più importanti sostanzialmente per tutto un decennio. Sicuramente adesso vedrete che rivedremo le stesse facce che finora abbiamo citato e qualche un'altra in più. Sicuramente Milano odia, la polizia non può sparare, è un film che vedete già immediatamente la faccia di Henry Silva, ma abbiamo anche qui Ray Lovelock, abbiamo ovviamente Thomas Millian. Insomma, è un film che codifica il genere e che ha avuto tra l'altro diverse accuse politiche relative al fatto che in qualche maniera la non partecipazione sociale o addirittura un certo sciovinismo dei personaggi potessero riportare a dei richiami, insomma, della destra estrema, cosa che ovviamente Umberto Lenzi non aveva intenzione di fare e ha assolutamente rifiutato come tipo di critica, essendo tra l'altro dichiaratamente anarchico. Ma io non voglio fare della politica quando parliamo di ottimo cinema, è solo qualcosa che va assolutamente messo a referto. Il giustiziere sfida la città, Umberto Lenzi, ancora una volta Thomas Millian, altro film assolutamente importante, così come importantissimo è anche ovviamente il celeberrimo Il Trucido e lo Sbirro, che vede ancora una volta, come vedete, la faccia di Henry Silva e Thomas Millian nelle parti di Sergio Marazzi e Ermon Nezza. È insomma un film che porterà decisamente il centro dell'attenzione su quello che è l'immagine e la capacità interpretativa della romanità di Thomas Millian, insieme alla Banda del Gobbo che vi avevo citato anche prima, e che è un film in cui insomma Thomas Millian andrà insieme a Umberto Lenzi, con la regia di Umberto Lenzi, a interpretare addirittura due parti, quella dei due fratelli gemelli, il Gobbo e Sergio Marazzi. Questi sono solamente alcuni dei film, perché poi ovviamente lui andrà a recitare, andrà a girare anche Roma a mano armata, che abbiamo già citato, con il ritorno insomma del commissario Tanzi, così come Napoli Violenta. Ci sono tutta una serie di film che diventeranno decisamente dei cult incredibili per quanto riguarda la storia di Umberto Lenzi, che tenderà ad aumentare, a come dire, estremizzare l'iconicità della violenza ed estremizzare in realtà quella vicinanza morale, quella quasi sovrapposizione fra la polizia e i criminali, fino al punto appunto di guadagnarsi questa icona di qualunquista per quanto concerne quello che è una vera interpretazione dei problemi legati alla malavita. Ci saranno anche dei film, tra l'altro, di Umberto Lenzi che prenderanno la mossa, non solo di Umberto Lenzi, ma che prenderanno la mossa da alcuni cittadini comuni ritrovatesi a combattere il cinema e a combattere il crimine, ma per lo più sostanzialmente saranno sempre dei personaggi che sono o dei poliziotti molto duri, ligi al proprio dovere, non in grado di scendere a patti con i criminali che fanno del male, ma eventualmente in grado di scendere a patti con i criminali che in qualche maniera cercano solo di arrabattarsi per vivere, e dall'altra parte dei criminali che sono molto più spesso consci in realtà della società in cui vivono e delle necessità della loro cosiddetta del loro cosiddetto lavoro, rispetto a quelle che sono effettivamente le consapevolezze dell'opinione pubblica. Umberto Lenzi, dopo il poliziottesco, ovviamente andrà anche a sfidare dopo aver lavorato ancora con Maurizio Merli, quindi il commissario Tanzi, Napoli Violenta, Il Cinico, L'Infame e Il Violento, andrà anche a sfidare, come dire, il film horror cannibalico, sicuramente sulla scia di Lucio Fulci, di George Romero e anche di Dario Argento, con un capolavoro estremamente
caro a Quentin Tarantino, che è incubo sulla città contaminata dai chiari rimandi romeriani, e tra l'altro sulla scotta di quello che è il cinema di Ruggero Deodato, che praticamente porterà tutti gli stati del mondo a vietare il suo A Cannibal Holocaust per l'estrema violenza all'interno della giungla, nonostante venga mostrata proprio, forse proprio perché viene mostrata l'ipocrisia della nostra società moderna nei confronti degli indios e la violenza sugli animali. E Umberto Lenzi andrà anche qui a fare qualcosa di parallelo con Cannibal Ferox, che insomma, per andare a praticamente combattere i record di censura che aveva già messo via il nostro Ruggero Deodato con Cannibal Holocaust. Umberto Lenzi, insomma, sicuramente re del genere, codificatore del genere definitivo, Umberto Lenzi, re del poliziottesco per un decennio intero, per un decennio intero. Io non voglio ovviamente togliere delle palme relative al poliziottesco per quanto concerne Fernando Di Leo, di cui adesso andiamo a parlare per chiudere la nostra puntata di Cinefatia. Non gli voglio togliere delle palme relative al poliziottesco, anzi, voglio dare a Fernando Di Leo, originario di San Ferdinando di Puglia, nato nel 1932, qualcosa di un pochettino diverso, nel senso che Fernando Di Leo è probabilmente il regista che è arrivato a codificare in maniera più fine, ecco, in maniera più scaltra il noir thriller a tinte fosche, andandosi a registrare una propria partecipazione al poliziottesco, ma andando anche contemporaneamente a produrre un cinema forse un pochettino più definito, più smussato, più limato, potremmo dire, più interessante dal punto di vista anche delle partecipazioni, diciamo, dalle rappresentazioni psicologiche dei personaggi, soprattutto in un genere, il poliziottesco o comunque il noir thriller, in cui spesso la critica in Italia andava a martellare sul fatto che ci fossero, insomma, delle rappresentazioni estremamente monotematiche, granitiche, non in grado di modificare, insomma, la propria capacità attoriale, eccetera eccetera. Ecco, Fernando Di Leo, sicuramente anche perché andò a lavorare su alcune sceneggiature non originali del grandissimo Giorgio Scervanenco, scrittore di noir della provincia, sulla provincia milanese, e non solo, andrà a produrre dei film veramente, veramente d'autore, in particolare quella che sarà, insomma, la trilogia del milieu criminale, che vedrà anche lì un tripudio di tutti quegli attori che abbiamo nominato questa sera per la puntata di Cinefatia. Iniziò con dei film da soli che riguardavano sicuramente una certa attenzione nell'osservare la società e anche la sessualità, per esempio come Rose Rosse per il Führer del 1968, Brucia ragazzo Brucia, che affrontò in maniera aggressiva il concetto della sessualità femminile, raccogliendo fin troppe critiche per la genialità effettivamente che aveva presentato. Poi con La mala ordina, con Milano calibro 9, arrivò praticamente l'inizio dell'appartenenza all'interno di quello che è il noir thriller poliziottesco di Fernando Di Leo. Prima di arrivare effettivamente a Milano calibro 9, c'è da segnalare un'altra importante partecipazione di Klaus Kinski in un film di un regista italiano che va a mettere le basi anche per il pulp. Verrà anche questa amata molto da Quentin Tarantino, La bestia uccide a sangue freddo, con Klaus Kinski, sempre di Fernando Di Leo, a inizio carriera sostanzialmente nel 1971, dopo aver diretto tra l'altro I ragazzi del massacro, che è un cinema anche questo che lancia praticamente lo fa lanciare praticamente nel mondo del thriller, che arriverà a prendere compimento
definitivo con il capolavoro, che è un capolavoro che secondo me va visto veramente da tutti, con un'interpretazione di Gastone Moschini eccezionale e una sceneggiatura meravigliosa di Milano Calibro 9, un film che ha influenzato incredibilmente Quentin Tarantino e che lo ricorderà sempre ogni volta che parla di quelli che sono gli scambi di battute e gli scambi di personaggi e la tempistica dell'interpretazione all'interno di un ambiente noir, di un ambiente poliziottesco, che rimarranno veramente agli annali, tra l'altro con una importante partecipazione di Barbara Boucher, oltre a Gastone Moschin, oltre a Philippe Leroy e una serie di altri attori del genere. La trilogia di Fernando Di Leo proseguirà poi con La Mala Ordina nel 1972, vedete che ancora anche qui dalla copertina, dalla locandina, abbiamo Mario Adorf, Henry Silva, abbiamo tra l'altro anche Adolfo Celi, il cinico del cinema italiano, grandissimo Adolfo Celi, che è stato in grado di interpretare veramente personaggi di tutti i generi, dalla Mala Ordina appunto di Fernando Di Leo fino a personaggi il cinico puro del Sassaroli in Amici Miei, ma anche insomma le sue partecipazioni all'interno della saga di 007, qua lo vediamo con Sean Connery in Operazione Thunderbolt. Insomma, Adolfo Celi, veramente grande, grande protagonista del cinema italiano. La trilogia del noir thriller, se vogliamo dire poliziottesco, di Fernando Di Leo si chiude con Il Boss, che forse è il film più cinico e più senza speranza della trilogia del maestro, e qui li ha dentro tutti, insomma abbiamo Richard Conte, Henry Silva, abbiamo Gianni Garco, abbiamo Nicastro, abbiamo Vittorio Caprioli, abbiamo veramente Gianni Musi, abbiamo un cast incredibile per un film e incredibilmente storico. Vediamo qua più chiaramente Henry Silva e Richard Conte, che sono i due protagonisti principali, e vediamo ancora una volta questa immagine di Conte, che è poi una delle facce ancora una volta più utilizzate all'interno del cinema, del poliziottesco in generale, del noir thriller italiano e del noir in generale. Un personaggio che parteciperà poi tra l'altro anche a film nell'ambiente di Corbucci, di Bruno Corbucci, per quanto concerne diciamo il comico più sfrenato con i film che vedranno, insomma con la serie di film che vedranno Terence Hill e Bud Spencer, e non solo, ma anche in quella serie di western all'italiana, semiserie o serie, in cui lo stesso Bud Spencer e Terence Hill parteciperanno e molto spesso vengono poco riconosciuti, come dire, poco ricordati rispetto a quelle che sono magari Trinità o altre tipologie di interpretazioni. Nel 1974 Fernando Di Leo porterà anche un vero e proprio poliziesco puro, il poliziotto e marcio, come protagonista avrà Luc Merenda, un altro dei protagonisti, insomma, del poliziottesco, ma è fondamentale perché in questo caso la corruzione e il cinismo di questo poliziotto ne faranno praticamente un caso unico nella storia del cinema italiano. Anche da questo punto di vista Fernando Di Leo si è decisamente distinto. Allora ragazzi, un affresco generale per quello che riguarda il poliziottesco, e come sapete io non riesco a stare zitto anche a tutte le radici, quelle che sono le ispirazioni. Spero che dal mio in questo caso antro un po' più cinematografico di oggi, spero di avervi dato un bel po' di informazioni per approfondire quella che è la trama del poliziottesco, ma anche tutta una serie di film di contorno che non possono essere tralasciati per arrivare al poliziottesco e anche per godere una stagione 70-80 dei film italiani spesso troppo dimenticata. Io come al solito vi
chiedo di mettere un like e di aggiungervi al canale se vi piace, insomma, quello che sto facendo, e ringrazio tutti gli amici, tra l'altro, che mi hanno seguito anche ieri sera da Adrian, del punto di vista grandissimo su una puntata, insomma, la seconda puntata che abbiamo fatto sui serial killer italiani. Ho visto che ci sono un po' di amici che sono arrivati, vi ringrazio e sono veramente contento di poter fornire un contenuto variegato e senza indugiare troppo sul finale, perché altrimenti, insomma, tiriamo fuori anche il fazzolettino. Io vi ringrazio e ci vediamo giovedì alla Botteguccia dei Sigilli, in cui è possibile, ma un po' sorpresa ancora, non ho deciso, che io faccia una puntata 2 sul discorso dell'Istituto Tavistock, o che l'Istituto Tavistock vada la settimana prossima con, come dire, l'intermission di un contenuto differente ma curioso. Vediamo, ve lo svelo nei prossimi 2 giorni. Io vi ringrazio per essere stati con me a Cinepatia, alla Botteguccia dei Sigilli, un like e un'iscrizione se volete, e vi do un bacio dal Teo Crackapan. Ciao ciao, buona serata.